densa di interventi, poi c'è la pausa del buffet, poi ricominciamo invece con proposte artistiche, musicali. Successivamente al buffet, non vorrei, come dire, far trascorrere troppo tempo perché abbiamo diverse relazioni nella prima parte da sentire. Allora, io intanto vi saluto, saluto tutte le persone che sono qui questa sera e comincio ricordando a tutti la cosa più importante, e cioè domenica la celebrazione del 79° anniversario dell'eccidio della Benedicta. Nel solito posto, ci si ritrova e poi ci si porta al sacrario, e dopodiché ci trasferiamo nel cortile dove sono i ruderi della Kashida Benedicta e lì si svolgono tutte le, diciamo, dalla funzione religiosa, i discorsi, i saluti delle autorità e poi l'orazione ufficiale che quest'anno sarà svolta dall'onorevole Sergio Cofferati. Quindi mi raccomando, insomma, oltre a essere presenti, voi che siete qui, insomma, fate circolare la voce. Saluto le autorità presenti alle quali cederò brevemente la parola con la preghiera di essere i più brevi possibili, di non fare come me, che sbrodolo sempre, e poi dopo abbiate pazienza, ma questa sera 2 o 3 volte dovrò disturbarvi perché cerco poi di spiegare come si svolge invece la serata. Allora, io comincerei a far portare un saluto dal sindaco dove si trova il luogo in cui si svolse l'eccidio, il sindaco di Bosio, Stefano Persano, che è un caro amico che dà una mano fondamentale sempre per Avete organizzare. piacere di vedervi, tanti anni. Stefano, vai. Penso che sia. A parte, ho conosciuto tutti i cosi dell'Ampi, ho conosciuto Saragat, ho conosciuto Pertini, ho conosciuto Carlo Azeglio Ciampi, ho conosciuto anche Borioli quando era giovane, che ha scritto il primo libro. Non vorrei mica dirmi che. Guardaci un po', che c'è la neve sopra, c'è sua, la Benedetta c'è la grandine. Io cosa devo dirvi? Io ci ho sempre messo del mio, coadiuvato da tutte queste persone qua, dai presidenti della provincia, dai politici. Quello che siamo riusciti a fare, ne sono orgoglioso, specialmente quando siamo stati fermi tanti anni dove la gente ci puntava e puntava sempre quelli che sono in carica. E io, dato che è tanti anni che sono in carica, sono sempre lì a prendere schiaffi. Però è giusto che sia così. Sicuramente riusciamo ad avere anche alla Benedetta il nostro sacrario ultimato. Inizieranno i lavori, aspetta lui dirlo, però io da sindaco di Bosio ringrazio tutti voi anticipatamente, vi aspetto lassù e ancora un anno farò, forse il prossimo anno, se coadiuvati da un presidente della Repubblica, Dio volendo. E poi mi tolgo, sto un po' a casa, penso un po' a me stesso, ma però alla Benedetta non mi scorderò mai perché il mio DNA ne viene da quella libertà lì. I fratelli Persano, uno mitragliata d'acqui e 7 tutti in guerra. La zia Marinè Persano, Anna Maria, non ha fatto il soldato, perciò ne vengo da una cosa saggia. La parola che vi dico, se ci alziamo in piedi un secondo, ricordare Armando, perché è stato un prete, un amico, un partigiano, una persona che dobbiamo tutti insieme, noi che crediamo nella democrazia e nella libertà, fargli questo minuto di silenzio. Mi taccio, non interrompo più nessuno. Grazie, grazie Armano. Grazie Stefano. Allora, io volevo
salutare anche, abbiamo parlato di Don Giampiero Armano, volevo salutare anche Andrea Foco, che è stato il primo presidente dell'associazione, e a lui dobbiamo molto del lavoro che è stato avviato e che ci ha portato fino qui. Lo vedo in sala e quindi sono contento di salutarlo e di vederlo. Allora, proseguendo con i saluti delle autorità, io lascerei la parola al presidente della provincia, Enrico Bussalino, che ci porterà il suo saluto. So che poi deve assentarsi, quindi lo giustifichiamo in partenza, ma ci teniamo molto che ci saluti. Innanzitutto ringrazio tutti voi della presenza, ringrazio Daniele, l'associazione Memoria della Benedicta, tutti i presenti, il vicepresidente del Consiglio regionale, il consigliere Ravetti, l'assessore di Alessandria, il sindaco di Ovada, il consigliere Lumi, che tra l'altro è anche nel direttivo dell'associazione, il presidente dell'AMPI, il professor Barberis, il sindaco di Bosio, il presidente di Israel, spero di non dimenticare nessuno, ringrazio tutti voi. E come diceva il sindaco, noi dobbiamo continuare a ricordare per non dimenticare. Io sono orgoglioso di rappresentare qui la provincia d'Alessandria, che è medaglia d'oro al valor militare per la resistenza. Lo dico sempre in tutte le riunioni che diciamo, dove trattiamo questi importanti temi. Noi faccio una piccola riflessione e poi mi taccio, come abbiamo fatto la stessa cosa che ho detto a Voltaggio una settimana fa per la Pasqua di Sangue. Il 46% della popolazione mondiale vive in un regime, in una democrazia. Quindi tutta la restante parte del mondo è sotto una dittatura. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti e capire e fare in modo che questo non avvenga. La democrazia è troppo importante, deve essere ricordata, e il sacrificio di questi ragazzi, soprattutto giovani, come dicevi tu a Voltaggio, tutti i ragazzi giovani che hanno dato la vita per la libertà, per la democrazia. Noi però non dobbiamo dimenticarlo, continuare a fare queste ricorrenze, ricordare quello che hanno fatto questi ragazzi per la nostra libertà, di cui ne godiamo ancora oggi. Questo è fondamentale. Grazie Daniele, continua così. E grazie a tutti e buon lavoro. Grazie. Grazie. Allora, io proseguendo con i saluti delle autorità, chiederei al rappresentante del Comune di Alessandria, saluto anche il sindaco di Ovada, Paolo Lantero, l'assessore Giorgio Laguzzi, il sindaco può essere che ci raggiunga dopo, ma è impegnato in un'altra circostanza, e quindi chiedo a Giorgio di portarci il saluto del Comune di Alessandria. Certo, grazie, sì. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti già fatti per intanto il saluto a tutte le altre autorità presenti, le ha già, diciamo così, elencate il presidente Bussalino, quindi non sto a ripeterle, e ringraziamento per questa giornata, questa iniziativa fondamentale che si porta avanti, perché adesso non è facile intervenire dopo le parole anche toccanti e sentite del sindaco di Bosio, e diciamo un richiamo davvero fondamentale che ha fatto il presidente Bussalino, cioè ricordarsi sempre che quello che è la nostra condizione di sistema democratico e diciamo all'interno di uno Stato che basa i suoi principi e i suoi valori su una dottrina di tipo liberale, è un qualcosa che soprattutto persone appartenenti magari alla mia generazione, che non ha vissuto certi periodi, può spesso prendere come un dato di fatto quasi come se fosse la cosa più normale, sistemica. In realtà non è così. Purtroppo quello che ci insegna anche il numero interessante che veniva richiamato, la condizione di democrazia e di libertà è neanche oggigiorno maggioranza nel mondo, e spesso nella storia, anche recente, può essere frutto di forte instabilità. E forse oggigiorno che si vive anche un nuovo possibile
ridisegno di quelle che sono anche la situazione geopolitica che sappiamo bene e che occorre da diverso tempo, specialmente acuita forse nell'ultimo anno, ci fa interrogare, ci porta comunque a riflettere sul fatto di come sia fondamentale preservare questi valori. Che altro dire? Nel portare quindi il saluto appunto del sindaco che sperabilmente ci raggiungerà comunque dopo, e quindi in generale del Comune di Alessandria, ringrazio ancora Daniele, l'associazione La Benedicta per quello che fa, e ovviamente anche Cultura e Sviluppo che ci ospita, l'Università del Piemonte Orientale e ovviamente l'AMPI provinciale, e grazie ancora. Grazie Giorgio. Allora io do la parola, adesso è stato citato l'AMPI provinciale, quindi chiederei a Roberto Rossi di portare un saluto. Nel frattempo, mentre Rossi arriva qui, volevo segnalare che c'è il presidente dell'Istituto per la Storia della Resistenza in provincia di Alessandria, c'è il sindaco di Vada Paolo Lantero che ho già ricordato prima, e il presidente Mariano Sant'Agnello, e se dimentico qualcuno me ne scuso. Insieme al presidente della provincia c'è un rappresentante del nostro consiglio di direttivo dell'associazione, Paolo Lumi, e naturalmente l'ha già fatto Giorgio Laguzzi, ma ringrazio l'associazione Cultura e Sviluppo che, come ogni anno, salvo i 2 anni in cui abbiamo avuto dei guai pandemici, ospita questa importante occasione che ci accompagna verso la celebrazione della Benedicta. Ci sono altri che devo citare, ma siccome parleranno dopo non li cito subito, e quindi ti do la parola per portare il saluto. Grazie Daniele. Molto brevemente, intanto saluto ovviamente tutti, mi rifaccio anche le stesse parole per i saluti delle autorità. Io vi porto il saluto dell'AMPI provinciale, avremo occasione di parlarne ancora dopo, in questa serata che ormai diventa, in questa giornata che ormai storicamente diventa importante, perché prelude, precede poi la cerimonia alla Benedicta. Alla Benedicta li andiamo a ricordare. Qui facciamo per anni delle riflessioni. Pensiamo che cos'era successo, perché è successo. Cerchiamo i testimoni. Qualche volta li abbiamo trovati, purtroppo ci hanno lasciati, ci stanno lasciando, e oggi corriamo il rischio solo di ricordarli. Don Armano già l'avete citato, Carla Nespolo, Pasquale Cinefra, io aggiungerei Carlo Smuraglia. Pensate, il nostro presidente nazionale, in 2 anni, poi magari vi ripeterò, ma in 2 anni abbiamo perso queste 3 persone, Pasquale, Carla e Carlo. È una perdita notevole per la nostra associazione. Difficilmente sarà difficile poterli rimpiazzare, difficilmente avremo nuove generazioni pronte in questo momento. Quella generazione si è presentata subito pronta, aveva 18, 17, 20 anni. Noi abbiamo difficoltà a trovare quelli di 35 e cominciamo a dire che sono giovani. Su questo credo che dovremmo fare tutti una riflessione, e questa sera appunto può essere il caso di cominciare. Grazie. Bene, grazie Roberto. Ho dimenticato di dire che a rappresentare il Comune di Alessandria c'è anche una nostra validissima collaboratrice che è Roberta Cazzulo, e che insieme a Chiara Lombardi e a Franco Bove mi dà una mano fondamentale, perché se no non riusciremmo a far funzionare il tutto. Tra le autorità, e non posso non invitarlo a prendere la parola, insieme al consigliere Domenico Ravetti è qui con noi il presidente del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte, Daniele Valle, e quindi ti do, Daniele, volentieri la parola per un breve saluto. Grazie dell'occasione, dell'invito e di questo appuntamento di avvicinamento alla commemorazione che terremo questa domenica, in un anno particolarmente importante, perché questo non è soltanto, come sappiamo tutti, gli 80 anni, l'ottantesimo anniversario della nascita, della partenza, della guerra di resistenza, ma comincia un calendario di appuntamenti importanti. Quest'anno, per esempio, sono anche i 60 anni dell'uscita del libro La Tregua. Insomma, abbiamo tanti appuntamenti significativi per la storia del nostro paese, che forse più che mai ci richiamano a ricostruire una memoria che sia davvero condivisa e a far sì che il 25 aprile diventi una volta per tutte la festa di tutti, anche se ancora si fa fatica
a raggiungere questo obiettivo e a condividere una memoria che sia quanto più possibile aderente alla realtà, no? Sono giorni in cui abbiamo assistito, diciamo, anche a un po' di sgrammaticature rispetto alla storia, che tendono a raccontare l'Italia come se fosse un campo di battaglia su cui si affrontavano due eserciti stranieri, e un'Italia passiva, spettatrice di quello che stava capitando, ma non è propriamente così. I ragazzi che ricorderemo questa domenica hanno preso parte attivamente, e ricordare veramente qual è stato il loro ruolo è un nostro compito, un nostro dovere, non soltanto per fare bene la storia e la memoria, ma anche per onorarne il sacrificio e ricordarne gli effetti di cui godiamo ancora oggi con la libertà di cui ci approfittiamo tutti i giorni. Noi come Comitato Resistenza e Costituzione siamo convinti che per far questo occorra rinnovare questo impegno con linguaggi e occasioni di ricordo e memorie nuove. Per questo, con l'associazione La Benedicta, ma insieme all'associazione che gestisce Borgata Paralupo in provincia di Cuneo, insieme all'associazione che gestisce il centro di documentazione di Fondo Toce e poi quella del Col dell'Iss in provincia di Torino e il polo del Novecento col Museo Diffuso della Resistenza di Torino, abbiamo dato luogo a un protocollo d'intesa che intende proprio mettere in rete queste esperienze. Perché? Perché ricordare va bene, ma farlo nello stesso posto in cui si conserva documentazione, quindi si fa ricerca, e farlo in un luogo fisico denso di significato, perché lì è venuto qualcosa, pensiamo abbia un significato e una marcia in più. Possiamo sperimentare un sacco di linguaggi nuovi, possiamo avere un sacco di difficoltà a coinvolgere con i linguaggi le più giovani generazioni, ma se c'è una cosa che funziona di sicuro è far vedere le cose e sapere che lì sono successe certe cose. Allora archiviare, accumulare, ricercare sul posto e mettere insieme chi lo sta facendo in maniera importante nella nostra regione, pensiamo possa essere un'occasione di crescita, di condivisione di pratiche e anche di condivisione della memoria, perché se quello che è capitato qua, per esempio alla Benedicta, è sicuramente qualcosa che fa parte profondamente del patrimonio collettivo alessandrino, non è lo stesso per un nostro corregionale di Verbania, così come magari qua non sappiamo esattamente cosa è capitato a Fondo Toce o al Col dell'Iss. Mettere insieme questo vuol dire anche fare tutti insieme un salto di qualità nella consapevolezza del contributo straordinario che ha dato la Regione Piemonte alla lotta di liberazione. Grazie. Grazie. Solo una cosa, io credo che su questo tema del protocollo della costruzione di una rete che colloca la Benedicta in un circuito regionale più ampio, varrà la pena, insieme agli amici dell'Istituto Storico, fare una riflessione qui, magari più approfondita, in un'occasione di discussione, di approfondimento che vedremo di organizzare. Allora, adesso veniamo, se ho dimenticato qualcuno, chiedo umilmente scusa, fate conto che mi sia inginocchiato e prostrato a chiedere perdono. Naturalmente sono già stati ringraziati gli amici dell'Associazione Cultura e Sviluppo, e quindi credo che dobbiamo a loro questa ospitalità che tutti gli anni ci consente di svolgere questa serata. Io adesso cerco di condensare rapidissimamente quello che abbiamo cercato di fare quest'anno. Quest'anno abbiamo cercato di cucire in questa prima parte della serata benedicta, che abbiamo intitolato Protagonisti della memoria, un primo fronte di lavoro, e in particolare nel caso di Pasquale Cinefra un'apertura di discorso in vista della programmazione di un lavoro che in qualche misura raccolga l'esperienza e dia conto dei primi approfondimenti che sono stati fatti su tre figure che noi abbiamo chiamato protagonisti della memoria, perché al lavoro sulla memoria e per la conservazione, la valorizzazione della memoria storica, non solo degli eventi della Benedicta, ma per quanto ci riguarda in particolare degli eventi della Benedicta, hanno svolto un ruolo fondamentale. Noi questa sera cerchiamo di darne conto. I tre protagonisti sono Carla Nespolo, non ho bisogno davanti a questa platea di fare la storia per dire chi era Carla Nespolo, ma noi abbiamo voluto, con un taglio che vale un po' per tutte e tre le personalità di cui parleremo, non soltanto puntare a fare una biografia celebrativa, che comunque è pure importante, dato il rango dei personaggi,
ma cercare di trarre da un primo scavo sulla loro esperienza diversa, poliedrica, perché ciascuno di loro, Carla Nespolo, Gian Piero Armano e Pasquale Cinefra, hanno avuto alle spalle percorsi differenti che poi si sono incrociati anche molto, ma provare a restituire attraverso una lettura della loro esperienza alcune indicazioni circa quello che è oggi il lavoro sulla memoria e come noi, a partire da questa nostra comunità, possiamo valorizzare quel lavoro cercando di conservarla, di consolidarla in archivi, documenti, riversati sulle moderne piattaforme e utilizzati attraverso le più innovative tecnologie, perché questo è il lavoro che possiamo fare man mano che i testimoni diretti di quel tempo, di quel periodo storico ci lasciano. Abbiamo messo insieme queste tre figure che a questo momento sono state oggetto di, diciamo, un avanzamento di questi lavori, di questo disegno differente. Su Carla Nespolo l'Università del Piemonte Orientale e l'Istituto per la Storia della Resistenza hanno svolto già una parte del lavoro che era affidato a loro sul piano della gestione scientifica per quanto riguarda l'individuazione di ricercatori e quindi di piste di ricerca che dessero luogo a produzioni di carattere culturale, storiografico, sulla figura biografico, sulla figura di Carla Nespolo, e ce ne daranno conto Giorgio Barberis e Luciana Ziruolo, che è la direttrice dell'ISRL. Giorgio Barberis è da sempre un protagonista, docente all'Università del Piemonte Orientale. Per quanto riguarda la figura di Don Armano, che è quella che è il core business dell'Associazione Memoria della Benedicta, presentiamo una prima... Sì, ogni tanto mi concedo questa... No, adesso che non si può più dire in inglese, perché lo faccio apposta, quindi adesso che è un peccato dirlo, io lo dico. No, sulla figura di Don Armano, noi questa sera cerchiamo di presentare un primo, ancora molto, diciamo, a volo d'uccello, lavoro che abbiamo fatto sulle fonti. Noi abbiamo avuto in beneficio da Don Armano il dono del suo fondo documentario che lui ha lasciato, diciamo, manifestando la volontà che venisse dato in proprietà all'associazione che lui aveva presieduto. Abbiamo ereditato questo fondo, che è stato oggetto di un primo riordino da parte dell'ISRL con la collaborazione della cooperativa Arca, e l'anno scorso in particolare abbiamo cominciato a lavorare digitalizzando una parte delle fonti e realizzando il nuovo sito, di cui poi Chiara Lombardi darà qualche conto e Vittorio Tigrino illustrerà un po' il senso, diciamo, culturale e storiografico di questa operazione. Sempre sulla figura di Don Armano, poi è presente in sala, adesso non lo vedo, comunque, eccolo là, Maurizio Orlandi, che invece parlerà di un suo progetto, un progetto di film sulla figura di Don Giampiero, e ci dedicherà qualche parola. La terza figura di cui ci occupiamo questa sera è quella di Pasquale Cinefra, che rappresenta un côté molto interessante, anche lui protagonista della lotta partigiana, protagonista della vita associativa dell'ANPI, e abbiamo ritenuto anche, ci sono qui Marco Ciani, che è il segretario della CISL, che ce ne parlerà, c'è anche Silvio Simeoni, con cui abbiamo avuto contatti importanti in queste settimane, ci parleranno dell'altra parte, diciamo dell'altro percorso biografico altrettanto importante di Pasquale Cinefra, sindacalista CISL, impegnato nel movimento del sindacalismo di matrice cattolica, e che ci pare importante compendio, se pensiamo ai ruoli avuti nell'ANPI, della figura di Carla Nespolo, che invece arriva da un altro percorso, da un'altra matrice culturale, ma poi si ritrovano insieme nell'avere ruoli di grandissimo rilievo nell'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia. Basta, io direi che i primi, seguendo l'ordine con cui li abbiamo messi nel titolo, Carla Nespolo, sono Giorgio Barberis e Luciana Ziruolo, che ci diranno le cose che sono già state già fatte sulla figura di Carla, e quindi li invito qui, e poi proseguiamo con Gian Piero Armano e con Pasquale Cinefra. Ho dimenticato di salutare, e lo saluto, il dottor Ponta,
che è il commissario straordinario del Comune di Novi. Scusami, non ti avevo visto, ma ti saluto. Chi comincia di qui? Lei. Sì, allora Luciana, vai tu. Buonasera, grazie a Daniele per questo invito. E sono, come potete immaginare, particolarmente emozionata a parlare di Carla Nespolo, perché siamo state nella stessa stanza con le due scrivanie d'angolo per più di 13 anni nel nostro istituto, e quindi è davvero una montagna della memoria quella che ho nel cuore in questo momento. Tuttavia, con le indicazioni che ci siamo scambiati con Giorgio Barberis e con Daniele Borioli, e come anche Daniele Borioli ha ricordato in apertura, non sarà una biografia di Carla Nespolo, sarà il tentativo di offrirvi quello che noi, e adesso poi dirò chi sono questi noi, che hanno lavorato, che hanno conosciuto Carla, abbiamo pensato di prendere dal suo essere stata così attiva per così tanti anni, così piena di energia, così carica di iniziative e di entusiasmo, perché anche questo è molto importante, cercare di trarne gli aspetti salienti. Voglio dire, per chi è credente ci sono delle possibilità, per chi non lo è comunque c'è il fatto che l'essenza di una persona quando rimane è comunque con noi, no? C'è questa presenza. E allora ci abbiamo ragionato, è andata in questo modo. Da subito, ve lo dico con franchezza, lo ricordava ancora il nostro presidente nella conferenza stampa che abbiamo fatto recentemente in Fondazione Cassa di Risparmio, proprio l'emozione di questa cerimonia, di queste esequie di Carla, con questa piazza strapiena, con questo feretro che non è mai rimasto da solo, ci hanno dato delle sensazioni molto forti e ci hanno dato il senso di dover immediatamente mettere in atto qualcosa, cioè avere delle azioni oltre che dei pensieri. E così abbiamo pensato di confrontarci subito con le realtà, con gli enti, con le istituzioni e con le associazioni che più sono stati vicini a Carla e più sono stati vicini anche al nostro istituto. E quindi naturalmente l'AMPI, e quindi l'Associazione Memoria della Benedicta, CGL, CISL, UIL, ma nel dirvi queste sigle le dico perché tutte hanno fatto parte della storia di Carla, no? Se pensiamo al lavoro, certamente, ecco, allora le realtà sindacali, e poi se pensiamo che cosa è stata Carla, non poteva mancare, oltre a CGL, CISL e UIL, la FLC Piemonte, la Federazione Lavoratori Conoscenza, quella che una volta era la CGL Scuola, e poi la Fondazione Longo, il partito di Carla, il PC, no? Questo legame fortissimo che ha improntato la sua vita. E poi ancora l'Università del Piemonte Orientale. Spero di non aver dimenticato nessuno. No, direi di no. Non ho tirato fuori gli appuntini che ho nella borsa, comunque non credo proprio. L'Università del Piemonte Orientale. Perché? Perché nel procedere con queste azioni volevamo che fossero dei momenti sì di condivisione, sì dei momenti pubblici, ma dei momenti che fossero scientifici, perché siamo convinti che ciò che è scientifico in teoria e mi auguro in pratica dovrebbe restare. L'università perché? Perché Carla nasce come insegnante, poi naturalmente fa politica molto presto e quindi ha le sue cariche come assessore nella provincia di Alessandria, poi ha quattro legislature, due da deputata e due da senatrice, e poi c'è questo suo essere
nell'Istituto Storico, la presidente, anche qua in questo caso la prima presidente donna del nostro istituto, quando viene nominata nel 2004. E credo che quella scientifica per Carla tutto sommato fosse un'esperienza relativamente nuova, ma da subito è entrata nella cifra specifica del nostro istituto, nel senso che ha subito messo in atto una serie di relazioni, reti, per far sì che la sua competenza politica potesse garantire una crescita scientifica al nostro istituto. Questo ci ha portato, dopo moltissimi incontri tutti online, perché Carla è mancata il 5 ottobre del 2020 e quindi voi ci siamo messi all'opera subito a novembre, e tutte le riunioni, che sono state tante, numerose, perché ognuno naturalmente portava i suoi temi, anche accordarsi sui temi non è stato semplicissimo, perché ognuno di noi ha i suoi sguardi, le sue competenze, il suo, per citare Milani, il suo mi sta a cuore. E allora siamo comunque arrivati ad un progetto che avesse al centro un tema che ha appena richiamato Roberto Rossi, le generazioni più giovani, perché è un problema, come abbiamo già sottolineato in altri ambiti, il fatto che mentre abbiamo iniziato a fare ricerca, noi, quelli della mia generazione, no? Eravamo tutto sommato abbastanza numerosi, non eravamo pochi, non eravamo pochissimi. Se tu pensi che adesso in istituto i ricercatori ce li portiamo così in palmo di mano, perché veramente li coccoliamo, noi non eravamo tanto coccolati, direi no, proprio per no. Adesso invece c'è questo problema. E allora che cosa meglio che unire le forze, perché certamente c'è stato un contributo fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio, ma ogni ente che io ho nominato ha partecipato e ha messo a bilancio la cifra che poteva mettere a bilancio, per far sì che, al di là di contributi di cui non eravamo certi, comunque riuscissimo subito a partire. E così è stato. E poi naturalmente la Fondazione ci ha accolti a braccia aperte, anzi il famoso progetto Carla Nespolo è diventato progetto proprio della Fondazione CRA, biennale, ma non escludiamo che possa continuare, e siamo arrivati a promuovere, e qui do la parola al professor Giorgio Barberis, a promuovere delle borse di ricerca, dei premi di laurea, su che cosa? Lo richiamavo all'inizio, su quella che è stata la vita di Carla Nespolo, cioè su quelli che sono stati i temi che ha praticato per tutta la sua esistenza. E allora certamente la storia politica, la storia dei partiti, l'antifascismo, la resistenza, la Costituzione, ma la parità di genere nel lavoro, il lavoro femminile, e questo è il secondo tema. E poi ancora le questioni ambientali, basti pensare alla vicenda dell'ACNA, in cui Carla fu tra i più presenti, e per richiamare quello che dicevo prima del suo impegno, ha scritto ed è pubblicato un suo articolo molto interessante che ricostruisce quella vicenda nella nostra rivista Quaderno di Storia Contemporanea. Ora, su queste tematiche gli esiti ci sono. A te, Giorgio. Grazie Luciana, e buonasera a tutte e a tutti, anche da parte mia. È un piacere essere qui con voi. Io prendo la parola come vice direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali per darvi conto dell'esito di questo primo anno del progetto Carla Nespolo, ma prima tengo a portarvi i saluti anche dell'Associazione Cultura e Sviluppo. E per noi è un piacere e un onore ospitare ogni anno l'iniziativa organizzata dall'Associazione Memoria della Benedicta. La chiamiamo
confidenzialmente Serata Benedicta, e questo accade dal 22 febbraio del 2007. Il mio gusto per gli archivi si applica anche internamente, sono andato a vedere e all'epoca presentammo, aveva come titolo l'incontro Tante piccole verità ed era protagonista Maurizio Orlandi, che è qui con noi questa sera. Presidente allora era Andrea Foco, è già stato ringraziato, e con lui e poi con Don Giampiero abbiamo lavorato molto bene in questi anni, ora con Daniele Borioli e con tutte le persone che collaborano con l'Associazione Memoria della Benedicta. Li ha già ricordati Daniele, ma mi sembra giusto farlo ancora. Franco Bove, Roberta Cazzulo e Chiara Lombardi sono un riferimento per noi, e siamo veramente in ottime mani, perché fanno un lavoro straordinario. Dall'epoca abbiamo organizzato praticamente tutti gli anni. Daniele diceva con una pausa per nel periodo del lockdown, non è vero, perché anche lì da remoto, nell'ambito del Benedicta Festival, abbiamo organizzato degli incontri che hanno avuto anche un ottimo seguito, e quindi ci auguriamo di poter proseguire nel tempo con questa collaborazione. Allora, limitatamente, cioè, tornando al compito molto circoscritto che mi è stato assegnato, vi do conto dei premi che sono stati attribuiti a delle tesi di laurea e a dei progetti di ricerca che sono stati finanziati grazie a questo sforzo comune della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dei soggetti che Luciana Ziruolo ha ricordato con precisione. Bene, abbiamo avuto, ci tengo a citare i nomi dei premiati e il titolo dei loro elaborati, perché vi danno anche conto della pluralità degli approfondimenti che vanno a inserirsi all'interno del progetto Cala Nespolo e anche dell'attività vasta, aperta del nostro dipartimento, del nostro Ateneo, che si propone di valorizzare questi contributi e quelli che verranno nelle edizioni future. La seconda dovrebbe già essere certa, e quindi almeno su questo lavoreremo, e poi speriamo di consolidarlo nel tempo. Vi dicevo, ci sono stati due premi per tesi triennali. Sapete che la nuova organizzazione dell'università prevede percorsi di laurea triennali e poi successivamente percorsi di laurea magistrale, quindi noi abbiamo due premi di laurea triennali: Fabrizio Gambolati con la tesi Populismo e neopopulismo, cosa sono e come influiscono sulla politica italiana, e Camilla Sofia Biroli con una tesi dal titolo Globalizzazione ed ecologia in un mondo finito. Pensare globalmente, agire localmente. Per le tesi di laurea magistrali, per i percorsi di laurea specialistica, anche qui abbiamo due premi, uno di Francesco Tommaso Scaiola, Democrazia diretta municipale e teoria anarchica riformista, chissà chi sarà stato il relatore, il sottoscritto, Riflessione sul bilancio partecipativo, nessun conflitto di interesse, la valutazione è stata fatta da una commissione di 5 autorevoli membri che hanno letto e premiato gli elaborati ritenuti, direi, all'unanimità più meritevoli. E la seconda tesi di laurea premiata di Michela Rosselli, il titolo è in inglese, The Economics of Urban Air Pollution, an Empirical Evaluation of Environmental Policy Tools, proprio per darvi, come vi dicevo, l'idea della ampiezza dei contributi. Questo evidentemente si inserisce nell'interesse specifico sulle tematiche ambientali. E molto interessanti e variegate anche i premi, le borse che vanno a premiare attività di ricerca originale. Quindi noi abbiamo attribuito due borse post laurea, una intitolata L'Assemblea Costituente Italiana, analisi storico-politica dei dibattiti che portarono alla stesura della Costituzione, dottor Alberto Drera, e l'altra Intelligenza artificiale, nuove sfide giuridiche per la parità di genere, della dottoressa Francesca Bucci. Infine una borsa post doc, anche abbastanza sostanziosa dal punto di vista economico, che ha premiato un dottor Andrea Serra, e il titolo del progetto è Noi giudichiamo dal passato e non dall'avvenire, Emilio Lussu, antifascismo, federalismo e socialismo liberale
nei discorsi parlamentari. La nostra idea e quella della Fondazione, peraltro, è di presentare questi elaborati in future occasioni pubbliche di incontro e dibattito. Credo che emerga bene il pluralismo dei temi e degli approcci, e questo mi pare giusto sottolinearlo, perché non c'è nessuna preclusione, anzi c'è una massima apertura nel nome dei valori della libertà e della democrazia. Però io vorrei concludere il mio sintetico intervento ribadendo e rilanciando una parola che è stata citata solo en passant da Luciana Ziruolo finora e non è ancora stata pronunciata, e che è, secondo me, il trait d'union tra le figure straordinarie che questa sera ricordiamo, è antifascismo. Perché il pluralismo è un valore, il fascismo non è un'opinione, il fascismo è un crimine. Lo ricordava Matteotti, lo ricordava il presidente Pertini, e per noi questo, specialmente oggi, è un faro della nostra attività. Grazie. Io ringrazio il professor Barberis e la professoressa Ziruolo e andiamo avanti adesso con la sezione che riguarda diciamo la figura di don Giampiero Ormano e anche diciamo il primo tratto di lavoro che noi sulla figura di don Ormano abbiamo fatto, configurando un nuovo sito, e poi concluderemo diciamo con Pasquale Cinefra, Marco Ciani e Roberto Rossi, che ne parleranno come sindacalista e come presidente partigiano e presidente provinciale dell'ANPI. Io a muovere dalla figura di don Ormano, farei spiegare dal professor Tigrino, in sintesi, qual è il lavoro che abbiamo fatto in particolare per configurare attraverso il sito un modo per costruire la conservazione della memoria, e questo almeno vorremmo che noi diventasse, quando pulserà a pieni giri il nostro sito, anche un modo per mettere in relazione l'evento, gli eventi storici e i luoghi, il territorio in cui gli eventi si svolsero, che è l'altra missione che noi abbiamo voluto annettere all'associazione: conservare e valorizzare la storia e riversarla anche nel presente come opportunità di conoscere e valorizzare la storia dei territori in cui l'episodio della Benedetta si è concentrato. Quindi io comincerei da Vittorio direi anche, ma no, ma nello stemma pensavo mi volessi far stare in mezzo per una questione gerarchica, mi avrebbe anche un po' lusingato, invece non è così. Vai. Buonasera a tutti. Professor Tigrino dell'Università del Piemonte Orientale. Sono... Buonasera. Grazie Daniele. Io sono davvero contento di essere qui perché... per la figura di Giampiero, per tutto quello che significa la Benedicta, e per l'operazione che sta prendendo piede, perché occasione per poterne parlare. Io non ho un ruolo particolarmente attivo dentro questa operazione, ma la apprezzo davvero molto. E poi mi piace essere qui perché ricordava Giorgio che questa iniziativa si svolge da qualche anno, che oramai è, come dire, una storia anche questa serata, e io ho avuto la fortuna di partecipare già dalle prime serate, proprio perché ho avuto l'onore e la fortuna di lavorare con Giampiero e con Andrea Foco all'inizio dell'attività, quello che per me è stato l'inizio dell'attività dell'associazione, forse era anche i primi anni di attività dell'associazione, cioè a partire dal 2006. E quindi volevo spendere un minuto per il ricordo di quella partenza lì, perché poi, come proverò a dire brevemente tra 30 secondi, secondo me nell'operazione di cui parleremo è importante non solo ricordare quello che è successo durante la guerra, che è successo rispetto all'evento, ma è molto importante ricordare anche tutte le volte che è stato ricordato questo evento. Cioè, secondo me il significato è proprio su questa densa stratificazione, cioè le cose sono successe
sono state tragiche, la memoria di quelle cose è importante mantenerla viva, ma è importante mantenere viva anche la memoria che si è accumulata su quelle persone che l'hanno ricordata nel corso del tempo. La cosa più forte che si possa fare è tenere questi anelli della catena fino a noi, tenerli vivi, e quindi io credo che l'operazione di cui parleremo sia anche quella. Il mio minimo contributo è quello, come dire, di testimoniare la bellezza di poter lavorare con Giampiero e con Andrea in quei momenti. Io ho dei bellissimi ricordi, abbiamo fatto delle operazioni tentativo di recupero, no, di manutenzione della memoria, alcune andate a buon fine, altre meno. Non so se Andrea ricorda, abbiamo fatto delle gite al castello di Tassarolo, cioè ci siamo incontrati con dei personaggi che a volte sono la cosa più distante che ci possa essere dalla retorica celebrazione partigiana. Però lavorare con loro due, poi con Giampiero, era davvero una cosa che ti metteva anche un po', come dire, in soggezione, perché sentivi che dovevi dare il più possibile per poter contribuire a questo processo che l'abbiamo chiamato insieme a Chiara, di manutenzione della memoria. C'era davvero un investimento personale talmente forte che anche come semplice ricercatore, io poi per i miei motivi personali sono anche molto vicino alla memoria della Resistenza, ma che ti caricava di responsabilità e trasmetteva questa responsabilità alle altre persone e lavorava attivamente, costantemente sul comunicarla questa responsabilità. E allora quando abbiamo pensato di riprendere, io poi per miei motivi, per qualche anno non ho più collaborato con l'associazione, nel momento in cui ho avuto di nuovo, devo dire, l'onore di poterlo fare, abbiamo pensato di rilanciare l'operazione proprio calcando su questo. Cioè da una parte diciamo che l'obiettivo è stato quello di fornire degli strumenti per ritornare su queste fonti, per rendere il più possibile disponibili attraverso un sito, quindi attraverso tutti questi strumenti che ora sono molto più nella vita delle persone, recuperare il più possibile testimonianze, documenti sull'evento, ma anche su quella che è stata la memoria successiva all'evento. Io con Chiara e con Daniele, quando ne ho parlato le prime volte, dicevo: a me colpisce che ci sia una massa enorme di rituale del ricordo intorno a Benedicta, che ha fatto sentire vicine persone per decine e decine di anni, che si ricordano e che pensano a quell'evento, ma che pensano anche a tutti i momenti in cui hanno condiviso la memoria di quell'evento. Allora, dentro il sito immaginavamo di poter riversare questo e di montare, come dire, su un sito l'idea di manutenzione del ricordo, no? Di manutenzione della memoria, che è fattiva, cioè che ci spinge, come mi sentivo in obbligo io a lavorare di più per Giampiero e per Andrea, ti spinge a metterci del tuo, a sentirti anche protagonista del ricordo, e questo è il modo per non sentirlo lontano. Ti senti con la catena, tu sei l'ultimo anello, ma non sei più insignificante, è vero, non hai fatto quella scelta così importante che hanno fatto coloro che hanno lasciato la vita per la nostra libertà, però nel mantenerlo il tuo contributo lo puoi dare, ecco. Era l'attivo, no? La nostra scelta di rendere attive le persone che partecipano a questa cosa, e poi anche di mettere insieme una memoria che è molto larga, e questa è la cosa bella della Benedicta, ma anche la cosa difficile della memoria della Benedicta, perché è una memoria diffusa. Parlavamo prima dell'importanza, ad esempio, di fare rete sui luoghi della memoria della Resistenza, e la Benedicta ti costringe anche su un singolo evento a fare questa operazione, perché è un evento che è stato vissuto da talmente tante persone, da talmente tante famiglie, con storie anche molto diverse, dislocate in luoghi a volte distanti, però che ha unito anche nel ricordo le persone, non solo le persone che sono, ahimè, morte in quel piccolo spazio, poi alla fine, ma anche tutte le persone che le hanno ricordate. Infatti poi le celebrazioni di aprile sono sempre straordinarie, perché montano, sembra Woodstock, lo dico ovviamente senza voler mancare di rispetto, ma anzi per dire che è una cosa molto viva e molto sentita. Arrivano i pullman, abbiano strade diverse, c'è gente che poi si ferma a far festa, anche una festa buona, una festa laica, no? Ma questo è il ricordo, un ricordo positivo. E quindi noi avevamo questa idea che il sito dovesse rendere conto anche di tutto quello che c'è, di quanto è sparsa questa memoria, di quanto è interessante tessere le fila, no? Di questi ricordi.
perché altrimenti operazioni di questo genere ci sono già. Io penso, no, l'ISRA, ad esempio, ha fatto un lavoro enorme, no, sui fondi di cui dispone, però alcuni fondi non stanno lì, alcuni fondi stanno in altri istituti oppure stanno in casa della gente. Noi ci interrogavamo, ad esempio, su questa potenzialità che un'operazione specifica sollecita magari di più colui che ti potrebbe fornire la sua testimonianza oppure mettere a disposizione il documento. Quindi da questo punto di vista poi abbiamo provato un po' a ragionare anche sullo slogan, sulle possibili percorsi. Poi in realtà io faccio un po' più lo spettatore che altro, ma credo che sia un'opportunità straordinaria. Partire anche con Giampiero è importante, proprio perché non si parte semplicemente con l'intervista di qualcuno che ricorda l'evento, ma implicitamente, ma forse anche molto esplicitamente, si ragiona sul fatto che noi arriviamo a quelle testimonianze grazie al lavoro di raccolta che ha fatto qualcuno dopo, che ha investito la sua vita anche nella memoria. Quindi, vedendo l'esempio di Giampiero, come dire, di nuovo, ripeto, secondo me ci spinge e un po' ci obbliga a fare questo lavoro di manutenzione. Cioè, immaginare poter essere anche noi a sollecitare il ricordo, a metterci al lavoro per ricercare qualcosa, oppure per inventare un modo per rendere il più possibile fruibile e comunicativo un ricordo che va ogni giorno, dicevamo, ce lo siamo detto tante volte, manutenuto. E forse, come dire, Chiara, Daniele, tutti quanti ci stanno riuscendo, almeno a me pare. Grazie Vittorio, grazie molte. Allora, adesso io farei fare un po' di lavoro a Chiara, che su questa ricerca, a partire dal fondo di Don Armano, dalla costruzione del nuovo sito, ci ha speso moltissimo tempo, non solo nell'ultimo anno, ma insomma già in precedenza. Però vorrei che tu illustrassi un po' alcuni degli esiti di questo lavoro, perché mi pare che questa sia l'occasione migliore per cominciare a dare un'anteprima, precisando che si tratta, così faccio la seconda trasgressione, di un work in progress, quindi di un lavoro che naturalmente dobbiamo ancora completare. Saluto il sindaco di Alessandria che ci ha raggiunto, prima abbiamo fatto portare il saluto all'assessore Laguzzi, avevo detto che avresti probabilmente tardato, però mi fa piacere che tu sia arrivato, quindi ciao Giorgio. Ce l'ho il microfono, è questo. Allora, buonasera a tutti, io cercherò di essere il più breve possibile e vi faccio vedere, vi illustro, partendo dal nuovo sito dell'associazione che è online da pochissimi giorni. È cambiato l'indirizzo nuovo è web.benedicta.org, ma in ogni modo, andando su internet e digitando Associazione Memoria della Benedicta, si va sul vecchio sito che vi riporta, ci reindirizza immediatamente al nuovo. All'interno del nuovo sito, per presentare il lavoro fatto nel corso degli anni sull'archivio di Don Giampiero Armano, abbiamo deciso di sfruttare una sezione di sito che è quella delle storytelling. E quindi adesso anche questa è già pubblicata sul sito, quindi si può andare a vedere. E in questo modo, attraverso appunto questa restituzione, cerchiamo di fare un po' il punto molto brevemente del lavoro passato e anche del lavoro che ci prefiggiamo di svolgere. Allora, come diceva Daniele, l'archivio Armano è stato donato all'associazione dalla famiglia su espressa volontà di Giampiero, quindi alla lettura del suo testamento, e qui abbiamo allegato la lettera
in cui gli eredi ci comunicavano volentieri che appunto volendo dar seguito alle volontà di Giampiero il suo archivio sarebbe stato donato e affidato all'Associazione Memoria della Benedicta. L'archivio e poi anche una grossa parte della sua biblioteca personale. Mentre costruivo questa storytelling, proprio combinazione, mi sono resa conto che il documento, firmato, il documento che dà voce agli eredi di Don Giampiero nel fare questa comunicazione all'Associazione Memoria della Benedicta è firmato da Carla Canevaro, la cugina Carla. Allora, siccome insomma, sia Carla che Dario Fornaro, suo marito, erano persone che erano sempre presenti alle iniziative dell'associazione. Se ne sono andati l'anno scorso, prima uno e poi l'altro. Ecco, allora mi andava di ricordarli, mi faceva piacere ricordarli. E va bene, successivamente poi con Daniele, Daniele prende la decisione di trasferire immediatamente l'archivio di Don Giampiero presso l'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Alessandria. Presa visione del materiale con la consulenza di Paolo Carrega, che è l'archivista dell'istituto, si è deciso, si è pensato di dividere il materiale, un materiale piuttosto consistente, in quattro grandi macro sezioni: il corpo documentale, la raccolta di audio e videocassette, la raccolta fotografica e poi i reperti. Successivamente, quindi, e anche qui ho riportato un documento, cioè la lettera in cui Daniele un po', diciamo così, certifica gli ulteriori passaggi rispetto al lavoro sul fondo Armano. Si decide di procedere alla catalogazione e all'inventariazione del corpo documentale e questo lavoro viene affidato appunto alla cooperativa Arca, mentre per quanto riguarda la raccolta fotografica e i reperti si decide di menzionarli in questa catalogazione, ma sono ancora due sezioni da affrontare, studiare, fascicolare, mentre per quello che riguarda le audio e videocassette in questa prima fase decidiamo di metterle da parte per affrontare il prima possibile proprio la loro analisi e il loro studio. Nel frattempo la cooperativa Arca e questo è l'inventario completo dei documenti, lo trovate sul sito, è un PDF, si può aprire e scaricare, viene completato, per cui dal 2019 la parte documentale del fondo Armano è consultabile presso l'Istituto Storico nelle modalità e negli orari indicate dall'archivista dell'istituto stesso. Bene, e allora adesso passiamo alla fase successiva del lavoro sempre sul fondo Armano, perché intanto l'associazione comincia a ragionare, presenta dei progetti, ottiene dei finanziamenti. Il primo è proprio della Fondazione Social sull'archivio digitale, poi successivamente Cassa di Risparmio di Alessandria e Regione Piemonte, che ci permettono di non solo pensare a un nuovo sito e a un contenitore per comunicare il nostro lavoro e in particolare i documenti, ma anche un piccolo finanziamento per cominciare la digitalizzazione. Quindi ovviamente pensiamo al fondo Armano
e come primo step appunto di digitalizzazione decidiamo di riprendere la scatola con le interviste, perché si tratta di interviste fatte direttamente da Giampiero e quindi diciamo così fonti storiche completamente originali. Queste digitalizzazioni sono state riversate sul nuovo sito e adesso brevemente vi faccio vedere come si accede nel sito alla consultazione. Prima però vi faccio vedere una cosa che ho deciso di mettere per far vedere il Giampiero archivista, visto che comunque appunto trattasi di archivio digitale. Nella scatola contenente le fotografie che appunto dobbiamo ancora cominciare a catalogare e a dividere, ci sono però due fascicoli che sono stati diciamo così già catalogati e confezionati da Giampiero stesso e sono identici. Uno parecchio consistente che quindi non ho riversato qui negli storytelling, uno un po' più piccolo, e sono una serie di fotografie che la Pierina, una staffetta partigiana che ha operato, è stata una protagonista alla Benedicta. C'è un bellissimo libro edito dall'Israel di Federico Fornaro sulla vicenda della Millì. Insomma, che la Millì probabilmente regala queste fotografie a Don Giampiero e Don Giampiero le cataloga in questo foglio protocollo con la sua scrittura minuta, e mi andava di metterlo perché mi ha ricordato, mi è sembrato che Giampiero insomma in qualche modo mi dicesse: beh, Chiara, bisogna essere sempre molto precisi, molto ordinati, e poi non bisogna mai rinunciare, lui mai rinunciava al quaderno e alla penna, ecco, e questo mi sembra un buon monito per tutta questa operazione di modernità che stiamo affrontando, insomma. E va bene, e allora a questo punto vi faccio un attimo vedere come si entra nel cavò digitale dove sono custoditi i documenti, e il tasto esplora. Dal tasto esplora si può, volendo, andare direttamente al fondo Armano, si scende e si arriva alla parte di inventario. Don Giampiero Armano si apre. Qui noi abbiamo cominciato a riversare la struttura portante dell'inventariazione fatta dalla cooperativa Arca, per cui abbiamo riportato le serie, cioè la divisione più importante, diciamo, dei documenti stessi, e aggiunto una nuova serie che prima non c'era, che è quella delle interviste. Ha fatto un salto, ho cliccato troppo, espandiamo l'inventario, ecco qua. E all'interno della sezione interviste noi abbiamo inventariato tutti i 52 i materiali multimediali. Nella stragrande maggioranza musicassette, probabilmente le musicassette che utilizzava proprio direttamente Giampiero nel suo registratore quando incontrava i testimoni, due mini DV e una videocassetta. Di questi 52 materiali siamo riusciti a digitalizzarne 39 e appunto a riversarli all'interno del cavo digitale nel nuovo sito. Oltre alle registrazioni, all'interno del cavo digitale c'è un'interfaccia di ricerca, si può accedere dal menu appunto del sito dell'associazione. Oltre quindi a poter ascoltare le registrazioni, è anche possibile, è un lavoro che abbiamo cominciato a fare, per ogni personaggio
testimone soggetto rilevante che Giampiero ha intervistato nel corso della sua esperienza, si possono produrre anche dei materiali diversi di approfondimento. Per esempio, una delle testimoni è Anna Ponte, c'è la scheda con l'intervista, poi abbiamo anche creato una scheda che brevemente parla del personaggio e della sua biografia, una scheda che parla della sua famiglia, la famiglia Ponte, perché la famiglia Ponte è stata tutta protagonista della vicenda appunto della Benedicta, e poi del luogo a Capanne di Marcarolo, della cascina in cui loro abitavano. Ecco, quindi questo è un assaggio, ma insomma comunque al sito si può accedere in qualunque momento, vi ho detto che è online. E niente, quindi adesso, prima di lasciare la parola a Daniele, perché Daniele si è ascoltato le interviste e ha fatto una prima riflessione generale appunto sul lavoro di Giampiero intervistatore, mi faceva piacere però farvi sentire un minuto e mezzo di una di queste interviste. Ne ho scelta una per due ragioni. Allora, la prima è che mi sembra che restituisca anche un po', pur avendo appunto il tempo di un minuto, quindi il nostro ascolto sarà molto breve, però restituisce un po' anche le caratteristiche della fonte orale, quindi un po', diciamo così, da un lato l'intervistatore che ovviamente, cioè, ha voglia di risposte. L'intervista che vi farò sentire è a Rosa Massa, che la sua famiglia è stata l'ultima a abitare la cascina Benedicta prima dell'esplosione. Cioè la famiglia di Rosa Massa insieme a un'altra famiglia, la famiglia del fattore, abitavano dentro la Benedicta quando c'è stato il rastrellamento e quando c'è stata la fucilazione. Dopodiché loro sono stati evacuati in un giorno, perché poi i nazisti e i fascisti hanno deciso di far esplodere la cascina stessa. Per cui da un lato c'è ovviamente l'esigenza di capire di più, quelli sono momenti di cui non si sa granché, e dall'altra però il trovarsi di fronte a una persona che ha una determinata condizione psicofisica. Rosa Massa in quel momento ha 99 anni, un'intervista del 2007. E quindi insomma, e poi perché si sente molto bene la voce di Giampiero. E a me la prima volta che ho sentito queste interviste, devo dire, ha fatto un certo effetto. Ecco, beh, allora ve la faccio sentire. Ah no, ho sbagliato, scusate, sono andata, scusate. Eccoci, ci sono. Ecco qua. 11 aprile 2007. A Vignole Borbera, intervista con la signora, com'è il suo cognome e nome? Massa Rosa. Massa Rosa. Nata il? Mi dica l'anno. 20. 1920? Bene. 1920. Ma non so che ti dico, so. Ma non un giorno non lo sai. Non importa, ma è importante l'anno. L'importante è l'anno. Fa 6 febbraio, ma non posso. Non importa, va bene l'anno, 1920. Senta, signora, lei quando è che è andata alla Benedicta? Quanti anni aveva quando è andata alla Benedicta? Vedi che non lo c'ho in mente, mi preciso, non so quando. Vabbè, ma quando si è sposata è andata là? Scimo,
se non so manco c'è quello. Si ricorda quando si è sposata? Ma sì, ma non so quando. E lì alla Benedetta, quante famiglie erano? Sono sposata dal 41, perché io sono del 42. Lei si è sposata dal 41? Sì, sì, proprio. Bene, quindi dal 41 era lì. Era Benedetta. Quante famiglie eravate lì? Due, tre con il fattore. Due famiglie più la famiglia del fattore. E in tutte quante persone eravate? Più o meno, eh? Noi eravamo... C'era mia nonna... Mio nonno era morto già quando ha fatto. Poi c'era c'era mio padre, mia madre. Grazie Chiara. Hai finito? Ho finito. Ma io forse si è scappato. È verde, allora funziona. Sì. Ringrazio Chiara per questa, per questo spaccato che ci ha restituito e che nella parte finale dà tutta l'idea della complessità del lavoro dello storico quando si deve confrontare con le fonti orali, che ovviamente si producono in relazione a, diciamo, all'efficienza dello strumento memoria da parte del testimone, a tutte le problematiche tecniche che si sentono, che sono una caratteristica anche positiva delle interviste, seppure complicata nel momento in cui vengono riproposte in un contesto come questo, ma che danno l'idea dell'autenticità di un rapporto che si crea tra l'intervistatore e il testimone. Il testimone non parla per un pubblico, parla direttamente a chi lo sta intervistando, quindi questo produce un effetto che complica la vita di chi poi deve o sbobinare o capire che cosa il testimone dice, no? Uno si imbatte nelle interviste che ha fatto Don Giampiero, ad esempio ci sono alcuni che parlano con relativa chiarezza, altri, adesso non ti offendere Vittorio, biascicano un italiano impastato in un ligure strascicato che è complicatissimo da decodificare, quasi come i documenti cartacei del 400. No, vabbè. Però, come dire, io trovo che anche questa parte del lavoro, ascoltare le interviste di Don Armando, sia molto interessante anche per questo, perché restituisce anche la fatica di un lavoro di scavo storico. Noi naturalmente abbiamo cominciato questo percorso di digitalizzazione che costa un ciulo di soldi, quindi lo facciamo gradualmente. Digitalizzare, no, perché digitalizzare i documenti è una cosa che costa e quindi anche per quanto riguarda il fondo romano lo faremo poco alla volta. Step by step abbiamo voluto cominciare, come ricordava Chiara, da questo repertorio di audiocassette e io mi sono concentrato in particolare, anche se naturalmente bisognerebbe fare un lavoro di scavo un pochino più serio e approfondito, in particolare su quelle cassette, su quelle audiocassette che riguardano la vicenda della Benedetta, non perché le altre siano meno importanti, attenzione, soltanto nelle video, nelle audiocassette che abbiamo digitalizzato si ritrova ed emerge in maniera nettissima la figura, come dire, poliedrica di Don Armando, di Giampiero Armando, l'intellettuale, l'insegnante, l'uomo di comunità, l'uomo che mantiene un rapporto anche con diciamo, le sue origini, le compagnie di amici. Come dire, una complessità e insieme una semplicità nel vivere tutte queste dimensioni, ma un'articolazione così ricca che forse, adesso la dico con una battuta, che forse riesce soltanto ai sacerdoti. Difficile trovare altri che riescano a essere insieme nello stesso tempo, intellettuali, insegnanti, uomini impegnati nel sociale, uomini di fede, cioè, e in qualche modo riportando tutto questo loro modo di essere a una visione portante, è una ricorrenza di domande che si intuiscono poi anche nelle interviste che lui fa a proposito della vicenda della Benedetta.
nella quale, secondo me, nelle quali secondo me emerge certo la passione e l'interesse di chi in qualche modo si rapporta anche con gli strumenti della storia orale, ma sempre mettendo al centro, io almeno credo di aver notato questo, naturalmente è un'impressione suscettibile di tutte le verifiche, con un'attenzione che parte sempre dal cercare di ricostruire le relazioni tra gli uomini e tra le persone, per arrivare sì poi ai fatti storici, ma partendo da lì. La sua ossessione sulla complicatissima vicenda, ad esempio, della banda di voltaggio, che è ancora materia incandescente dal punto di vista storiografico, che va maneggiata, secondo me, senza reticenze, ma anche con molta attenzione, perché bisogna ricondurla al contesto di quegli anni. Però muove sempre dall'urgenza di conoscere ed approfondire le relazioni umane, le relazioni tra le persone. Come dire, sollecitando anche gli intervistati a esprimere giudizi, talvolta anche trancianti, nei confronti delle persone di cui si parla. E questo, secondo me, è come dire, un segno, una cifra che questa parte di fondo, del fondo di Armano, ci restituisce, su cui, secondo me, varrà la pena lavorare. Io avrei moltissime cose da dire, ma non voglio farla troppo lunga, perché voglio far dire alcune cose anche a Maurizio Orlandi, che sta lavorando a un progetto che ci ha presentato su Don Giampiero, e ne parla lui, come dire, che sarà molto importante naturalmente valorizzare in sé per sé. Queste sono interviste che vanno prese, vanno, come dire, interfacciate con le ricostruzioni storiche di cui già disponiamo, per vedere quali elementi possono essere ricavati per arricchire la ricostruzione storica, o anche semplicemente perché il lavoro poi storiografico non finisce mai, anche semplicemente per arricchire la ricerca storica di ulteriori domande, piste di ricerca, eccetera. Ma naturalmente poi sarà molto importante, guardo Mariano Santaniello, interfacciare questo fondo e il suo insieme con tutti gli altri fondi di cui pure già disponiamo. Molti sono all'ISRA, altri sono all'Istituto Ligola, all'ISREC, che non è semplice da dire, e per esempio qualcosa c'è di molto importante alla Fondazione Ansaldo. Insomma, ci sono diversi fondi e diverse fonti che parlano della Benedicta, o che pure muovono dalla vicenda della Benedicta per ricostruirne i nessi con l'insieme del movimento partigiano piemontese e ligure, perché siamo in una zona a cavallo tra le due regioni, o anche per aprire una riflessione che riguarda la storia specifica della Resistenza nel suo rapporto con altri pezzi della storia di quel periodo. Faccio solo un esempio, perché mi viene più facile e immediato. È interessantissimo, ad esempio, la vicenda di Don Luigi Mazzarello, che è un sacerdote che a Lerma dà rifugio a delle famiglie di ebrei, tra cui anche una famiglia imparentata con Primo Levi, se non ricordo male, e che poi si imbatte nella vicenda della Benedicta, proprio perché alcuni gli vanno a dire: ma tu non puoi continuare a proteggere gli ebrei nel momento in cui ci sono migliaia di soldati tedeschi e fascisti che stanno rastrellando tutto. Lui invece si ostina da un lato a mantenere questa sua opera di protezione nei confronti degli ebrei che lui stava nascondendo alla chiesa di Lerma, non ricordo il nome in questo momento, e però nello stesso tempo è uno dei primi che va a testimoniare, a portare un conforto religioso a quei corpi straziati. Per dire come poi la vicenda, attraverso le fonti, si vedono anche gli incroci tra quella vicenda specifica che ricorderemo domenica e molti altri pezzi della storia. Quindi, abbiamo cominciato a concentrare il lavoro su quello, perché da lì emerge la figura di Don Armano e la figura del rapporto profondo che Don Armano ebbe con la sua comunità, sia con la comunità alessandrina sia con la comunità voltaggina. La cosa che è importante notare è che tutte le interviste che Don Armano fa a proposito della Benedicta, quelle lì, non le fa quando è presidente dell'associazione, comincia a farle prima.
nel periodo in cui lui è stato presidente non ci sono quelle audiocassette lì. Quindi vuol dire che c'era un'urgenza. Naturalmente c'era già la collaborazione con Andrea Foco quando presiedeva lui l'associazione, ma soprattutto ad esempio su Voltaggio c'è l'urgenza di chi ricorda la sua infanzia e muove la sua volontà di approfondimento storico a partire dall'esperienza che lui bambino ebbe a Voltaggio, che era una comunità con cui lui aveva rapporti importanti che poi ha mantenuto, e lui entra con i personaggi di quella comunità anche quando li intervista come uno che è di casa. Avete sentito anche, come dire, la determinazione delle domande, e quando vuole arrivare a sapere qualcosa interroga, che è un approccio che ad esempio alcuni dei frequentatori della storia orale maneggiano in maniera differente, poi ognuno naturalmente lo interpreta a proprio modo. Io potrei parlare 3 ore e mi fermo perché vorrei, c'è ancora Maurizio, a cui chiedo di venire, che così ci illustra brevemente anche tu, Maurizio, scusa, il tuo progetto, e poi c'è la parte che riguarda Pasquale, però devo dire, insomma, sono 7:30, è vero che ci aspetta il buffet, ma non credo che nessuno di noi, anche se mangia alle 8:10, diciamo, subisca dei danni particolari. Grazie Maurizio. Grazie a voi per avermi invitato. Sono molto emozionato perché io partecipavo agli eventi qui a Cultura e Sviluppo e veniva sempre ad aspettarmi alla stazione, puntualissimo. E quindi perdonate un po' di emozione. Detto questo, per me è un tuffo nel passato, perché io ho iniziato a collaborare con Giampiero nel lontano ormai 2006, con il primo documentario intitolato, grazie anche alla collaborazione del presidente Andrea Foco, intitolato Il rastrellamento, che partì il racconto. Io faccio documentari narrativi e quindi cerco di raccontare le vicende attraverso una narrazione che parte chiaramente dal mio punto di vista. L'autore era sempre stato l'autore dei miei film con Giampiero, è sempre stato lui, su questo non ci sono dubbi. Io ho cercato di dare forma attraverso il mio stile e la mia idea di cinema. Interessante perché è partito da Voltaggio il rastrellamento in relazione a quello che diceva prima Giampiero, e è finita la storia di Giampiero a Voltaggio, perché Voltaggio è l'ultima dimora prima del suo ricovero da Monica, da questo ristorante. Cosa mi ha insegnato Giampiero? Tante cose. Innanzitutto, fondamentale è, lui camminava. Questo ci deve far riflettere. Cioè, la memoria si recupera e si consolida se si va, non se si aspetta il 27 di gennaio, la giornata, io sono anche un insegnante, la giornata della memoria, si fa tutta la cerimonia. No, lui andava a cercare le cose, le pietre, i luoghi della memoria e le persone. Mi ha insegnato che cosa? Io sono laureato in storia contemporanea e la mia tesi è stata, diciamo, incentrata sulle fonti orali. Abbiamo lavorato anche insieme con Vittorio, me lo ricordo molto bene quello. Ma lui mi ha insegnato come ci si deve approcciare al testimone. Attenzione, al di là dei contenuti, attraverso il linguaggio, il registro linguistico, adeguato alla circostanza e all'interlocutore, straordinario, inconsapevole per lui. Ma io notavo che lui riusciva a parlare con Pierina, così come riusciva a parlare, era un suo collaboratore, amico, con il professor Guasco. Questa caratteristica per me era uno degli aspetti più
originali di Giampiero. Io sono qui perché? Perché c'è un'idea, quella di raccontare la storia affascinante per me, partendo qui dal mio punto di vista, questo sì, quello che è stato per me Giampiero Armano. Giampiero Armano è un personaggio che è multiforme, una personalità multiforme, con tante sfaccettature, è il grande ricercatore, è lo strumento della trasmissione della memoria, ma è anche quello che ti stupiva, personalità stravagante, che ti stupiva davanti a un bicchiere di vino e a un piatto di agnolotti, parlo di Tramontanino, ma anche la cena che io ricordo bene dal sindaco di Bosio. Sono tutti aspetti che ho molto, molto, diciamo, impressi nella mia memoria. Ecco, io vorrei raccontare questo personaggio che poi mi stupì in occasione di un'altra cena, abbiate pazienza, ma è l'aspetto umano che io vorrei raccontare, con gli amici che lui chiamava i matti, che qui c'è Gianni Bollino che sarà uno dei testimoni di questo, se partirà sempre, se si realizzerà questa mia idea che ho intitolato provvisoriamente, così, quattro passi con Giampiero. Ecco perché sono partito dal camminare, no? Ho visto questo pezzetto che tu hai estrapolato, bellissimo, adesso, per un regista era deleterio, perché in montaggio io dovevo tagliare, perché lui interveniva, perché era, diciamo, come dicevi tu, estremamente, anche qui, non lo so, insistente, no? Insistente, voleva che dice quando sei nato, no, non importa, ma quando sei nato, ma dove eri quando arrivarono i tedeschi alla Benedicta? Lo accettavano? Sì, io ho conosciuto il vostro territorio a fondo, grazie a Giampiero Armano. Ecco, vi ringrazio, io chiuderei qui, non voglio farla lunga. No, grazie Maurizio. Allora, intanto il progetto va avanti perché l'abbiamo già deciso. Colgo l'occasione per ricordare anche che per il prossimo 25 aprile o dintorni sarà pronto anche l'altro lavoro che abbiamo realizzato, Partigiani Sempre, di Massimo Carlotto degli Yo-Yo Mundi con Maurizio Camardi. È un lavoro che racconta, raccoglie in CD e racconta la vicenda della Benedicta e anche quella di Tavolici, ma essenzialmente dedicata alla Benedicta, un lavoro a cui abbiamo tenuto molto in questi anni. Allora, io adesso concluderei la serata precisando che per quanto riguarda Pasquale Cinefra, le cose che ci diranno Marco Ciani e Roberto Rossi sono invece un'apertura di discorso. Io personalmente, ma credo che lo condividiamo tutti qui, ritengo che anche a Pasquale Cinefra, naturalmente con le specificità che si tratterà insieme di individuare, vada dedicato un percorso di approfondimento e di ricerca, perché è stato anche lui un protagonista della Resistenza e un protagonista della memoria, e anche lui in molteplici aspetti un animatore della vita sociale e culturale non solo della nostra città, della nostra provincia. Quindi anche Pasquale Cinefra, io credo, oggi dovremmo assumere l'impegno, certamente noi come associazione, insieme all'AMPI, insieme a tutti quelli che vorranno collaborare, lanciamo quest'idea. Come abbiamo cominciato a fare, con Carla Nespolo e con Giampiero Armano, anche Pasquale Cinefra merita che se ne approfondisca la biografia, la vita, l'impegno sociale e culturale. Non so chi di voi due comincia, direi Marco cominci tu e poi lasciamo... Sì, ecco, venite tutte e due, così almeno... Marco Ciani lo presento, ma lo conoscete, il segretario della CISL, e Pasquale era un sindacalista della CISL, quindi lasciamo a lui tracciare un suo profilo. Allora, intanto grazie, due parole. Vorrei però, se mi dai un minuto, dire due cose prima. La
Parto da Carla Nespolo perché l'ultimo appuntamento pubblico di aprile, nel 19, venne fatto alla sede della CISL durante la presentazione di un testo che si chiamava Nazi Italia di Paolo Berizzi, che è stato diverse volte ospite anche qui, e lo cito perché in quell'occasione Carla Nespolo depose anche un mazzo di fiori davanti a una lapide che è nel cortile della CISL, dove abbiamo la sede provinciale qui in Alessandria, e la lapide che ricorda quattro ragazzi partigiani uccisi, no, dai fascisti. E quest'anno, l'11 di settembre, faremo una cerimonia pubblica. Quella fu una prima occasione. Adesso la ufficializzeremo, la istituzionalizzeremo, perché vorremmo l'11 settembre, che è una data evocativa anche per altri eventi storici, evidentemente, renderla più strutturale. Quindi approfitto di questa occasione già per invitarvi tutti quanti ad essere presenti. Poi con Roberto e con altri amici poi vi faremo avere anche tutto il programma, diciamo così, più dettagliato. Primo. Un pensiero anche a Giampiero Almano, che delle tre persone che vengono citate stasera, quello che io ho conosciuto meglio, perché era uno dei collaboratori di Appunti Alessandrini, quindi è stato diverse volte a casa mia a cena insieme agli altri amici. Non parlava molto, era abbastanza taciturno, però era sempre molto attento, sagace. Poi nel momento in cui meno te l'aspettavi arrivava con la battuta sempre tagliente al posto giusto, quindi mi fa piacere anche ricordare questa figura che appunto è stata molto molto importante. Ecco, vediamo adesso a Pasquale. Allora, io Pasquale non l'ho conosciuto evidentemente nel periodo in cui lui faceva il sindacalista, anche per questo mi sono portato alcuni appunti. Tra l'altro, da quello che mi raccontava chi invece l'ha conosciuto negli anni importanti della sua militanza in FIM e in FLM, quindi in quella federazione, per chi non lo sa, immagino molti lo sanno, ma lo dico lo stesso, per quella federazione dei lavoratori metalmeccanici, che fu il nucleo, no, da cui scaturì poi l'esperienza dell'unità sindacale, diciamo a partire già verso la fine degli anni 60, poi negli anni 70, fino alla rottura, no, del 1984 di San Valentino, fu certamente un protagonista. Non ebbe incarichi di particolare rilievo, perché ebbe, diciamo, fu sempre presente negli organismi, ma senza, diciamo, assumere degli incarichi di primo piano, perché era, diciamo così, più che altro una figura, non saprei come definirla, di spinta, potremmo dire un po', mi viene in mente calcisticamente si direbbe un mediano di spinta, cioè uno che portava avanti gli altri, no? Che cercava soprattutto di trasmettere alle nuove generazioni la sua passione per il bene comune, per l'attenzione agli altri e certamente per il lavoro. E qui si intrecciano un po' i tre punti, no, importanti, secondo me, della figura di Pasquale, cioè la sua partecipazione all'antifascismo, quindi alla resistenza. Qui tra l'altro vorrei ricordare un episodio proprio di questa città, la rivolta contro il regime fascista inizia anche dai grandi scioperi del 1943, quindi qui ricordare la vicenda della Borsalino, che all'epoca non è come oggi un'azienda di forse un centinaio di dipendenti, all'epoca ne aveva 2000, quindi insomma era un'azienda importante, fu una delle prime aziende del nord che, a svolgere questo passo. Quindi una resistenza fatta da cattolico, e qui anche qui una piccola considerazione, cattolico non è una categoria politica, è in politica, c'erano cattolici evidentemente tra i fascisti, ce n'erano molti, tra i popolari, tra i liberali, tra i monarchici, tra i socialisti, anche tra i comunisti, però indubbiamente il fatto di che qualcuno di questa provenienza abbia anche potuto mettere, diciamo, la propria vita, la propria battaglia a disposizione dell'antifascismo, consente insomma di scattare una storia
che fino a un certo punto aveva visto i cattolici più dall'altra parte, se vogliamo, soprattutto dopo i patti lateranensi, no? Con i quali in qualche modo era stato quasi, come dire, benedetto in un certo senso il regime, no? E quindi questo è un altro tema importante. E poi appunto diciamo la questione del lavoro, no? Qui ecco, magari concludo dicendo questo. Allora, da quello che mi hanno riferito, nella sua esperienza sindacale, Pasquale non parlava tanto della sua esperienza partigiana, no? Probabilmente anche perché non voleva in qualche modo, cioè non perché non gli andasse a parlare, ma perché non voleva in qualche modo, come dire, farne un vanto, cioè come se questa cosa gli dovesse dare automaticamente qualche diritto così nei confronti dei lavoratori. Però alla fine queste tre radici che dicevamo trovano un trade union nel fatto che comunque in tutta la sua vita lui ha cercato di portare avanti un ragionamento sul bene comune, no? Anche le lotte di quegli anni sul lavoro, su punto unico di contingenza, su una, anche una conflittualità diffusa che quindi da politica poi diventava sociale, va in questa direzione. Ultima riflessione, veramente ultima. In un'intervista ad Appunti Alessandrini del 2011 c'è un aspetto insomma interessante secondo me, dove lui, rispondendo forse alla prima domanda, dice: allora, non è che l'Italia sia stata liberata solo dai partigiani, evidentemente. Se anche noi non avessimo avuto i partigiani, probabilmente l'Italia sarebbe stata liberata comunque, così come sono state liberate la Germania, il Giappone e altre nazioni. Però il fatto che l'Italia abbia avuto una resistenza attiva ha salvato la dignità di questo paese, cioè ha potuto fare in modo che quando qualche anno dopo, per esempio, il presidente del Consiglio De Gasperi andò alla conferenza di Parigi, pur diciamo in mezzo a un clima abbastanza difficile, potesse rivendicare il fatto che il regime fascista, che pure per molti anni era stato popolare, cioè aveva goduto di un certo consenso, ecco, non era stato il regime di tutti gli italiani, perché una parte degli italiani a rischio della propria vita aveva combattuto quel regime, quel sistema autoritario, dittatoriale e anche criminale, come veniva detto prima, da chi mi ha preceduto, in modo che non fosse la biografia di una nazione, ecco, ma di una parte, certamente, della nazione sì, ma non di tutto questo paese, che la parte migliore invece abbia combattuto e lottato perché noi oggi potessimo godere delle libertà e dei diritti democratici di cui ancora oggi godiamo. Grazie Marco. Allora, Roberto, sei l'ultimo, diciamo, della serie, e quindi a te la parola su Pasquale. Grazie Daniele, grazie Marco. Beh, io Pasquale l'ho conosciuto all'FLM. Veniamo tutti e due dalla fabbrica e quindi abbiamo avuto tempo e occasione di confrontarci dopo, quando eravamo tutti e due in pensione, per intenderci, e quindi sappiamo e abbiamo misurato che cos'è la fabbrica, che cos'è il lavoro, che cosa significa partecipare concretamente alla vita sociale. Hai ragione Marco quando dici che Pasquale in fabbrica, e me l'ha confermato, lui non parlava mai o quasi mai della resistenza. Parlava della resistenza in fabbrica, quello sì. Cioè quando gli operai difendevano la fabbrica, e quindi diventava un insegnamento per i giovani. Diventava un insegnamento per chi in quel periodo, vedo Renzo Penna, inizia a lavorare negli anni 70, negli anni che hanno segnato la conquista, l'inizio della conquista di tanti diritti, no? Adesso qui diventa, ovviamente non mi soffermo. Quindi parlare di Pasquale significa avere un po' questo quadro generale, e concordo con Daniele quando dice che non solo è una persona da rivalutare, ma è il suo pensiero, il suo operato che deve essere non solo rivalutato, ma deve essere portato soprattutto, secondo me, ai giovani. Perché lui si è sempre sentito giovane, anche quando ne aveva 96, si sentiva giovane. Io lo ricordo alle feste nazionali dell'Ampi,
parlo degli anni 2010-2012, quando lui di anni ne aveva già oltre gli 80, ma era più giovane di noi. E guai se a tavola non si faceva come diceva lui. Quindi questo spirito giovanile lui se l'è sempre portato dietro. Vai. Io capisco che quando si parla di queste persone, soprattutto di questi personaggi che ci hanno lasciati così, un po' a bocca amara se vogliamo, sì, la vita ha un suo percorso, 96 anni è un bel traguardo, ma purtroppo quando si viene a mancare c'è questo amaro e si corre il rischio in questi casi di effettivamente di cadere un po' nella retorica, no? Di quando si parla di questi personaggi. Però penso che con Pasquale questo possa essere evitato, perché era un suo modo di vivere, il suo essere stato partigiano, antifascista, lo abbiamo già citato più volte, cittadino di questo paese, di questa città, e se me lo consentite anche di questo mondo, perché lui spaziava nei suoi discorsi, nei suoi interventi sempre su tutto. Non mi dilungo molto, perché ognuno di voi ha avuto sicuramente l'occasione di parlargli, quindi sentire i suoi racconti, alcuni molto appassionati quando si parla della Benedicta, quando si parla di Orbicella, quando si fa questi riferimenti alle tragedie che ci sono state che lui ha vissuto, insomma, che ha vissuto in prima persona. E quindi quando si parla di Pasquale bisogna avere anche molta attenzione. D'altra parte lui queste cose le ha sempre raccontate. Io lo ricordo da ragazzino, quando si frequentava l'Ampi, di questa sua formazione antifascista che viene da lontano. Lui è vero che a 17 anni sale in montagna, ma lui a 16 cominciava a essere un antifascista, cominciava il CIF, no? Dico bene Paolo, e aveva stabilito questi rapporti strettissimi con gli Aloisio, con tutta la famiglia Aloisio, in particolare con Giovanni, no? Con Luigi, ma soprattutto con Remo, che grosso modo avevano la stessa età. E questo periodo se l'è portato avanti per tutta la resistenza. Credo che sia proprio da questo che lui parla. A me ha raccontato un giorno, forse me l'ha raccontato più di una volta, Paolo lo saprà sicuramente, quando con un carro trainato da un cavallo di proprietà di Aloisio avevano una falegnameria, no? Sotto gli assi della falegnameria portava su al Tobbio, no? Era le pendici del Tobbio, portava i viveri, gli alimenti a quei ragazzi che si erano sbandati, perché non c'era nemmeno ancora la formazione vera dei partigiani della Benedicta, erano ragazzi che erano scappati, sfuggiti dal bando Graziani, insomma si trattava di questo. E quindi la sua adesione alla resistenza è avvenuta proprio in un periodo, possiamo dire, adolescenziale, cioè era proprio un ragazzino, e quindi non poteva avere in quel momento una sua collocazione strettamente politica, non era una scelta definitiva, era la scelta dell'antifascismo, sì, perché quello lo viveva contro gli Scorza, no? Li viveva in città, e quindi è chiaro che di questo se ne faceva carico, poi avendo anche maestri come gli Aloisio non poteva sicuramente farne a meno. E quindi quando sale in montagna sale perché aderisce in prima battuta alla formazione GL, no? All'ottava formazione GL, aderisce per amicizia, come hanno fatto tra l'altro tanti altri, insomma non è che aderissero per convinzione politica, derivano per così, perché c'erano amicizie, ma d'altra parte sappiamo che l'ottava divisione GL nasce per spirito degli Aloisio di Antico, no? Di Giovanni Novelli, di Luciano Scas, no? Quindi la formazione Braccini nasce di lì e sta lì Pasquale fin tanto che questa formazione non viene colpita dalla tragedia che poi conosciamo e sulla quale ovviamente non mi soffermo, e passa la Mingo per un puro caso, cioè non era ancora nemmeno Mingo, era ancora la divisione Ligure Alessandrina, passa alla Mingo perché conosce questo partigiano, no? Conosce
come si chiama, Patrone. Conosce Patrone e si aggrega a questa formazione che è in fase di costruzione. E guardate, lì cambia nome. Lui si chiamava, quando era nei GAP, era ancora nella GL, si chiamava Lino, come nome di battaglia a Dovanda. Poi diventa Ivan. Non sono mai riuscito a capire perché. Mi viene un dubbio, cioè ho il dubbio che questo sia avvenuto proprio quando è arrivato alla Buranello, no? alla Calcagno, perché in quella zona di Attracqua Bianca, Vara, Pianpaludo, Urbe, insomma, attorno al Sassello, lì si erano sbandati parecchi prigionieri russi. E che quindi questo Ivan, magari hanno cominciato a chiamarlo Ivan, ed è diventato Ivan. Devo dire la verità che non ho mai saputo, non ho mai voluto dirlo, tra le altre cose. E lì poi conosce però altri personaggi come Don Bartolomeo Ferrari, tra l'altro col quale stabilisce un rapporto di amicizia che dura tutta la vita. Se voi avrete occasione di venire all'Ampi, l'Ampi conserva la blusa di D'Umberto e la conserva perché gli è stata donata da Pasquale, che a sua volta l'ha ereditata dalla sorella di D'Umberto. Ecco, quindi io non mi soffermo sulle altre cose, sulle sue esperienze partigiane, perché ve le raccontate, le sapete, le conoscete. E però è anche altrettanto vero che dopo quei 20 mesi, da 17 passa 19 anni, Pasquale diventa un uomo. La montagna insegna, come la fabbrica, perché poi diventa uomo anche in fabbrica. E comincia un'altra vita dopo quei 18 mesi. Non potrà, dopo aver combattuto, non potrà votare. Non ha ancora 20 anni. Al referendum del 46, non potrà scegliere. Lui ha scelto prima, ma quando doveva scegliere gli è andato avrebbe avuto la possibilità di scegliere e non ha potuto farlo. E quindi dopo questo periodo, quando la guerra di liberazione insomma è finita e si tratta poi di ricostruire il paese dalle macerie in cui ha lasciato il regime fascista, lo si ritrova di nuovo. Pasquale lo si ritrova di nuovo in prima fila, ma se lo ritrova anche perché si rientra, insomma anche loro sono giovani, rientrano nella normalità insomma della vita quotidiana. Pasquale era uno che non si lasciava trascinare, insomma sapeva scegliere ma poi si lasciava anche trascinare, è un po' anche sotto certi aspetti anche un po' narcisista. E allora a Dovada, vero Paolo, si iscrive alla Filodrammatica, fa l'attore, sì, l'attore così, non professionista, dilettante, però impara molto da quella lezione, che poi gli servirà nel futuro quando dovrà fare il suo lavoro di presidente, quando dovrà presentare, quando dovrà parlare, quando dovrà fare le proprie orazioni, insomma, e quindi le proprie letture. Quindi è chiaro che anche questa è stata un'esperienza sua. Ma poi, sempre dei suoi racconti, metterà a frutto queste sue indubbie capacità anche per altre cose. E questa è una faccezza che ha raccontato, non so se l'ha raccontata a tutte, ma l'ha raccontata. Quando da ragazzo ventenne, anche aiutato da queste capacità ormai oratorie che aveva acquisito e anche un po' dalla sua prestanza fisica, si cimenta, e questa è una facezia, è importante raccontarla perché l'ha raccontata lui, si cimenta alla conquista di Lucia Bosè, che poi diventerà Miss Italia. Quindi è una storia quella di Pasquale che esula, no? Poi dal puro rapporto politico e
perché Pasquale era fatto così, insomma, ed è chiaro che poi cambia perché la vita stessa entra in fabbrica, si costruisce una famiglia e quindi cresce anche il suo impegno politico e sociale, in particolare nell'Ampi, cioè lui sceglie l'Ampi, poi fa anche altre cose, ma soprattutto inizialmente serve l'Ampi perché è entrato nell'Ampi già nel 44-45, quindi appena avuto la possibilità di farlo, e che ha sempre considerato l'Ampi la casa di tutti gli antifascisti. Lui non aveva mai pensato di fare delle scelte e non le ha fatte nemmeno quando ci sono stati dei seri problemi nel movimento partigiano in generale, nel primo dopoguerra, quando c'è stata la diaspora, la nascita delle altre organizzazioni partigiane, nate per gli eventi che conosciamo, la guerra fredda, i governi di centrodestra, la rottura del patto unitario che veniva dalla resistenza, insomma, tutte queste cose Pasquale le ha viste, le ha subite, ma è stato inflessibile su queste cose qui. Lui è rimasto nell'Ampi. Pur serbando l'attenzione dovuta alle altre associazioni partigiane, lui credo che non abbia mai fatto delle scelte di rottura, dire io sono l'Ampi, no, assolutamente. Credo che qui ad Alessandria non ci sono mai state particolari, non c'è mai stata una presenza notevole da parte dell'FVL o della FIAP, ma i rapporti che ha avuto ad esempio con Carlo che ha lasciato il fondo all'istituto e che è vicepresidente nazionale dell'FVL, ha avuto fino all'ultimo rapporti strettissimi di collaborazione, di rispetto e di fiducia. Ecco, questo dimostra che cos'erano i partigiani, ecco, insomma, anche se Carlo non è stato partigiano. E beh, questo è stato Pasquale, insomma. E lui soprattutto i suoi riferimenti sono sempre stati soprattutto alla resistenza, perché i suoi riferimenti anche sul posto di lavoro, lo dicevamo, sono stati quelli. Lui in una, per dire il suo pensiero, in una orazione ufficiale dice, me lo sono scritto, non lo recito bene come lui, ve lo dico subito, è un'altra cosa. Nel frattempo sono cresciute generazioni complessivamente sensibili ai valori civili dell'umanesimo democratico, quello a cui ti riferivi, democratico e sociale. Ma nelle loro schiere scopriamo, parla dei giovani, ma nelle loro schiere scopriamo ancora vaste aree di indifferenza, di oblio, se non di rifiuto, di cancellazione della memoria che richiede impegno, coerenza, fatica per essere onorata. E poi conferma ancora questo suo pensiero. Nel ricordare, e quest'unità alla quale lui si è sempre riferito, nel ricordare la straordinaria esperienza di una lotta partigiana che ha permesso di ridare dignità, vedi che lo ricorda, ad un'intera nazione che era stata per lunghi anni oppressa da un governo fascista a fianco dell'oppressore nazista, in questo quadro non possiamo fare a meno di ricordare come la resistenza italiana abbia avuto caratteri particolari, avendo come obiettivo non soltanto la liberazione, ma la costruzione in prospettiva di una nuova identità istituzionale e politica. Ed in vista di questo grande obiettivo che le forze politiche antifasciste, dai liberali ai socialisti, ai comunisti e agli azionisti, non ne ha dimenticato nessuno, al democratico cristiani, ai repubblicani e persino ai monarchici, seppero unire il loro impegno nei comitati di liberazione nazionale. Sì, perché Pasquale, lo dicevi prima tu, è un cattolico, non è una categoria, è un cattolico, ed è un cattolico praticante, ed è praticante per fede vera, che le sue convinzioni allega alla sua vita quotidiana ed è un vigile custode di questi valori, anche dei valori cristiani. E ogni sua opera, ogni sua idea, ogni suo pensiero vanno in questa direzione. Direi da sindacalista, ma più ancora da lavoratore che conosce bene la vita di fabbrica, non perde occasione di coniugare, o tentare di farlo,
la dottrina sociale della Chiesa, in cui crede, con la solidarietà, che è di matrice socialista. Tema questo che non coincide, non è coincidente con la carità cristiana, per cui fa una differenza sostanziale la solidarietà rispetto alla carità cristiana. E per queste convinzioni non risparmia neanche le sue energie, cioè lui lavora, lo dicevi tu, no? Anche magari sotto banco, in modo non così visibile, ma anche con le ACLI. Lui è un dirigente delle ACLI, lo dobbiamo ricordare e sottolineare. Io lo ricordo negli anni 70, quando era impegnato soprattutto verso i giovani, nella conduzione della casa, tu non te lo puoi sapere, della casa di ferie estive, con la sua amica, non so di voi se chi la ricorda, Carla Scagliotti, quando dirigevano la casa di riposo ad Antei Sant'Anselmo, a Chalan Sant'Anselmo in Valle d'Aosta. Ma ritorniamo sempre lì, è sempre l'Ampi che è il suo punto di riferimento che lo coinvolge. Lavora a stretto braccio con compagni che non la pensano politicamente come lui. Lui effettivamente è stato anche, se non un dirigente importante della Democrazia Cristiana Alessandria, ma una parte importante, è stato eletto nelle liste in una circoscrizione per la Democrazia Cristiana, no? Quindi ha partecipato attivamente anche a questa vita. Eppure nell'Ampi lavora con Carlo Gilatenghi, con Mancini, con Ramo, con Franzosi, con Valsesia e poi anche con i compagni più anziani di lui, no? Li possiamo anche ricordare, Ottavio Maestri, Cristoforo Rossi, Guglielmo Autelli, no? Cioè personaggi che venivano ancora dell'esperienza del confino e delle carceri fasciste. E questa è stata un'esperienza anche per lui, allora ha 40 anni, ecco, insomma, anche per lui è stato, pur avendo fatto la resistenza, un momento di apprendimento. È qui che nasce il suo, come si può dire, la sua grande capacità, perché è uno di dei compagni e degli amici che hanno costruito e hanno voluto l'Istituto Storico della Resistenza. L'Istituto Storico della Resistenza, è vero, l'abbiamo intitolato Carlo Gilardenghi, ma nasce con Pasquale. Pasquale fa parte dei primi consigli di amministrazione. E poi più tardi è promotore con Enzio Gemma dell'Associazione Memoria della Benedetta. Questo è un altro momento importante per Pasquale. Pasquale qui alla Vidinicta i ricordi, e quindi è chiaro che è uno di coloro che hanno voluto in modo particolare che anche l'associazione, collateralmente all'istituto e all'Ampi, si impegnasse perché si desse maggior prestigio alla Benedetta stessa. Ecco, questo è stato per me Pasquale, che è stato un testimone direi instancabile per il mio suo tempo, un costruttore di pace e di solidarietà. Io credo che lo dobbiamo ricordare così, come il partigiano gentile, che sapeva collegare la tolleranza e l'intransigenza. Che lui, un cattolico, proprio nella sua completa più accezione del termine, interpreta il pensiero gramsciano. Scrive Gramsci, e penso, non so, un po', che si potrebbe leggere, si potrebbero leggere queste parole di Gramsci con la voce di Pasquale. Nessuna tolleranza per l'errore, per lo sproposito, quando si è convinti che è un errore. Ed egli sfugge dalla discussione, si rifiuta di discutere e di provare, sostenendo che tutti hanno il diritto di pensare come vogliono, ma non si può essere tolleranti. Libertà di pensiero non significa libertà di errare o di spropositare. Noi siamo solo contro l'intolleranza, che è un portato dell'autoritarismo e dell'idolatria, perché impedisce gli accordi durevoli,
perché impedisce che si fissino delle regolazioni obbligatorie, moralmente perché al fissarle hanno partecipato veramente tutti. Perché questa forma di intolleranza porterà necessariamente alla transigenza, all'incertezza, alla discussione degli organismi sociali. Pasquale la pensava così. All'Ampi continuava a sostenere queste cose, con sue parole, ma continuava a sostenere questo. Ecco, per queste cose io credo che chiudo, dobbiamo ricordare Pasquale e dobbiamo riportarci alla sua esperienza e trovare anche le forme necessarie per dare peso al suo pensiero, alla sua volontà. Ecco, mi piace ricordarlo con, l'ho fatto prima, ma con Carla. Con Carla Pasquale ha voluto essere presente nel 2017, a novembre, era il 4 di novembre, il 3 per esattezza, alla nomina di Carla a presidente nazionale dell'ANPI. È voluto esserci, aveva rinunciato ad altre cose, ma poi ha detto: io ci devo essere perché Carla è la compagna e l'amica che mi ha sostenuto, che mi ha dato la possibilità non solo di fare il presidente, non vi tedio più, ma c'è una storia meravigliosa del passaggio di consegne tra Enzio Gemma e Pasquale, tra partigiani, lo posso dire. Sì, poi ci sono stati gli organismi ufficiali, che hanno gli organismi dirigenti che hanno ratificato, eccetera, eccetera. Ma il passaggio delle consegne è avvenuto con una stretta di mano a casa di Enzio Gemma, in un incontro a due, dove si sono sentiti due partigiani che non hanno rivendicato nulla, che non hanno ricordato il passato, guardavano il futuro, sapevano che quella nuova stagione dell'ANPI era il 2009, ma era due anni, tre anni della quale se ne stava discutendo, ma partiva da lì. Ecco, questo è Pasquale, questo è il mio ricordo di Pasquale. E c'è una cosa che mi amareggia un po'. C'è uno spettacolo teatrale che è uscito in questi giorni e che è dedicato a Pasquale e che si intitola "Chi eravamo non ce lo potranno mai rubare". Io dico che non c'è niente da rubare. Pasquale, abbiate pazienza se mi emoziono, ma Pasquale ci ha donato tutto. Non dobbiamo rubare nulla a Pasquale. Nessuno ha nulla da rubare a Pasquale. Pasquale è stato quello che è stato ed è per noi, continua a essere ancora oggi, il nostro presidente. Grazie Pasquale. Grazie Roberto, grazie Marco. Allora, prendiamo questa parte su Pasquale Cinefra come un impegno a sviluppare un progetto di lavoro che naturalmente a partire da voi due dovremo ragionare su come impostare. Io vi ringrazio, siamo arrivati al termine di questa prima parte di maratona, vi ringrazio per essere stati qui, vi invito a rimanere consumando il buffet perché nella seconda parte avremo l'ensemble di musiche possibili, Paolo Archetti Maestri e Giorgio Olmoti che ci intratterranno in maniera diciamo altrettanto pregnante ma più attraverso le forme dell'arte, delle scuole, e quindi insomma anche in una maniera godibile. Esatto. Ringrazio, mi sono dimenticato di farlo, Ivano Antonazzo perché è quello che ha curato la grafica degli eventi di questa sera e anche della celebrazione che si svolgerà domenica, alla quale vi invito tutti quanti. Ricordo ancora, ringrazio Eugenio Merico degli Yo-Yo Mundi e ricordo il loro lavoro che sarà edito e disponibile nelle prossime settimane, che presenteremo tra l'altro al Salone del Libro di Torino il 21 di maggio, mi pare. Adesso non ricordo, non vorrei dire una stupidaggine, quindi la data fate conto che poi l'avrete con più certezza. Grazie a tutti e ci vediamo nella seconda parte della serata. Grazie.